Sono più di 3.000 giorni che vivo in un camper insieme a Mel, mia moglie, ai nostri due cani. Oggi è un video un po' diverso, ma a parte la bella giornata, quindi ho deciso di prendere la palla al balzo e stare un po' fuori, vicino a casa, e godermi il paesaggio, anche se fa abbastanza freddo oggi. Un video un po' più personale, forse, su quella che è stata la mia scelta di vivere in camper. Era il 24 di agosto del 2012 quando a Praga ho firmato il pagamento per l'acquisto del Westfalia e sono partito in direzione Brno, che si trova a un paio d'ore, dove c'era la mia compagna Mela ad aspettarmi. La cosa divertente è che pensavamo di magari utilizzare un paio di settimane per accomodarci sul camper, per vedere cosa c'era da comprare, piatti, forchette, coltelli, insomma tutto il necessario per cominciare questa vita. E invece mi hanno chiamato dalla Bulgaria per un film come aiuto regista, un film italiano, e mi hanno chiesto di scendere il giorno dopo, per cui non abbiamo avuto tempo di provare le cose, siamo partiti. E devo dire che non è mai stata una vera decisione, non mi sono svegliato una mattina pensando oggi compro un camper e ci vado a vivere. È stata una serie di coincidenze, forse, di scelte che ho fatto nella mia vita. La prima risale ancora al 2001, quando ho deciso di trasferirmi, di fare l'emigrante in Bulgaria, perché volevo imparare una professione che avevo già cominciato, la professione del regista. Volevo fare esperienza. In Italia quel settore era già molto pieno, non c'era spazio per, permetti di dirlo, giovani talenti, mentre in Bulgaria c'era ancora quella possibilità. Sono riuscito a mettere da parte veramente molte esperienze, sia in televisione, nel cinema, in pubblicità. Quindi questa è stata forse la prima scelta, quella di non vivere in Italia, di trasferirmi all'estero, di seguire un sogno, di seguire il sogno di imparare un mestiere. La seconda è stata nel 2012, invece, quando ho deciso di vendere quel poco che avevo, la collezione di vinili, libri, vestiti, degli armadi, cose che mi portavo dietro da anni. Il sogno era di viaggiare. Quindi la decisione di partire, di andare, semplicemente prendere un autobus. Non avevo voglia di ricominciare, non avevo voglia di ricominciare in un altro paese, avevo proprio voglia di viaggiare, quello è stato il primo istinto. Sapevo che in tante situazioni mi sarei potuto arrangiare, infatti è successo così. I primi mesi in Repubblica Ceca non ho pagato vitto alloggio perché ho fatto un barter, un cambio merce, un mio video in cambio di un posto letto in un ostello prima, poi un'insegna fatta con i tappi di plastica delle bottiglie. La mia esperienza lavorativa e comunque personale come essere umano non mi avrebbe dato particolari problemi nel poter viaggiare in libertà, e soprattutto avendo dato via tutto il superfluo che avevo nella mia vita, sapevo di essere leggero, sapevo di non aver bisogno di tanto tempo per spostarmi. Un minuto, facevo lo zaino e partivo. Thank you.
queste sono state un po' le scelte. Devo dire, pensandoci adesso, Mork, che è il nostro Volkswagen T4, ormai ex Vestfalia, perché a parte una targhetta in latta non ha più niente del Vestfalia, è stata una coincidenza. Una coincidenza del fatto che mi trovavo a Praga in un ostello che pagavo con un video, del fatto che avevo cominciato a fare sia a Brno prima e poi a Praga il Madonnaro, per cui utilizzando il gessetto a replicare dei Van Gogh, degli Hokusai, dei Miró, dei Dalí. E quindi è stata una serie di coincidenze che mi hanno portato lì, in quel posto, in quel dato momento. E forse l'idea del furgone è arrivata quando l'ho visto. In realtà c'era prima un'idea, solo che cercando sui siti scritti in ceco avevo abbastanza difficoltà, non sapevo che modello, non sapevo che tipo. Stavo cercando sicuramente un furgone. La mia scelta non penso sia mai andata nella direzione di un camper, parliamo di mansardati, 7 metri, no, è sempre stata sul furgone, per una questione di forse guidabilità, di manovrabilità, di poter veramente riuscire ad andare in posti dove mezzi più grandi sicuramente non possono arrivare. Ed è stata la coincidenza che un tardo pomeriggio di agosto, ed ero tornato in ostello, mi stavo fumando una sigaretta alla finestra e ho visto questo mezzo parcheggiare davanti. Sono corso giù e ho trovato il proprietario che casualmente, se vuoi, per una serie di coincidenze era anche il padrone di un ristorante proprio a fianco dell'ostello. Il proprietario aveva appena avuto un figlio e cercava un mezzo più grande, sia per farsi le vacanze sia per utilizzarlo come mezzo da lavoro. Infatti mi ha detto che l'ha usato molte volte per andare a comprare birra in Germania e in Austria. Una volta che mi ha detto il prezzo, che erano 6.000 euro, penso di aver detto sì, lo compro, ancora prima che mi finisse la sua frase. Ero già comunque convinto che quella fosse il modo migliore per me e Mel di viaggiare. Ne avevamo parlato, pensavamo come potrebbe essere viaggiare in aereo, in treno, in autobus, comunque con poco, ma sempre con dei bagagli. Non è che potevamo andare in giro con una maglietta e un paio di jeans. E quindi il camper, o meglio il furgone camperizzato, ci è subito sembrata l'idea, una cosa fattibile se vuoi, una cosa realisticamente fattibile. Quindi ero già pronto, ero già preparato all'idea di avere un mezzo camperizzato. Non sapevo niente del Vestfalia, li conoscevo di fama, se vuoi, rimane comunque l'icona del furgone camperizzato. E quindi non ho avuto nessuna esitazione nel dire sì, lo compro. Non abbiamo mai deciso realmente di andare a vivere in camper, lo abbiamo trovato per una serie di coincidenze e non abbiamo neanche avuto il tempo di provarlo, siamo partiti subito. L'unica sicurezza forse è appunto, sia da parte mia che da parte di Mel, di sapere che ce la saremmo cavata, che soprattutto a livello finanziario, già da anni tutti e due lavoravamo online, io vendevo già dei filmati sui siti di Microstock, Mel già aveva lavorato per dei clienti come scrittrice, per degli articoli su varie testate in giro per il mondo, quindi sapevamo di essere adulti abbastanza, o meglio di avere quell'esperienza importante alle spalle lavorativa, e che
non sarebbe stato un problema poi riuscire a finanziare il nostro viaggio perpetuo. È anche vero che non siamo mai partiti dandoci un limite, non ci siamo detti viaggiamo un anno, viaggiamo 2 anni, viaggiamo 6 mesi. Siamo partiti e solo grazie al viaggio abbiamo scoperto tante cose. Probabilmente se fossimo rimasti fermi in un luogo non avremmo conosciuto tutte queste cose. E devo dire, non mi sono mai pentito della scelta che abbiamo fatto 9 anni fa. Parte il vivere in camper, ma quello che veramente è importante per noi è il viaggio. Il viaggio come conoscenza, il viaggio come esperienza, il viaggio come modo di vivere. E il viaggio poi include anche non solo andare a visitare luoghi, ma soprattutto conoscere le persone locali, essere parte integrante di quel paesaggio, anche se per poco, però farne parte. E trovo veramente che il viaggio sia la cosa che più mi ispira. Non c'è altra cosa più grande che mi ispira e che mi faccio alzare ogni giorno con la voglia di scoprire, la voglia di mettere in moto il mezzo e partire. È un po' come tornare bambini, il fatto di stuzzicare la curiosità. Non vorrei esagerare, ma personalmente penso sia l'ultima cosa bella che ci rimane, il fatto di riuscire a muoversi. E fortunatamente, anche grazie alla tecnologia, negli ultimi 10 anni abbiamo scoperto come poter finanziarci, quindi lavorando online per dei clienti che ci siamo fatti durante il viaggio, cosa che magari anni addietro era impensabile, se non andare a fare quelli che chiamo i lavori offline, quindi lavoro alla pari, andare nelle fattorie, nelle aziende agricole, andare a fare lavori manuali. Più di 3.000 giorni non sono pochi e devo dire non sono stati tutti bellissimi, assolutamente no. Abbiamo avuto, a parte i giorni, ma anche dei periodi abbastanza bui, abbastanza difficili da superare. Guardando adesso su molte situazioni ci viene anche un po' da ridere, perché comunque le abbiamo superate quelle situazioni e siamo qui a raccontarlo. Abbiamo superato anche la difficile prova, se vuoi, di vivere in 2x4, 8 metri quadrati, soprattutto la parte difficile quando magari fuori non c'è il sole come oggi, ma piove, c'è il vento, fa freddo, quindi devi rimanere lì. Momenti in cui siamo stati impossibilitati a lavorare, come ad esempio quando a Rio ho sbadatamente invertito i cavi mentre reinstallavo l'inverter, quindi il rosso sul nero, il nero sul rosso, è andato tutto a puttane, vabbè. Però guardiamo la cosa con un sorriso. Anni fa, quando eravamo in quella situazione, è stato stressante, è stato frustrante, però ci siamo passati. Ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo trovato il modo di venirne fuori. Una cosa che diciamo sempre con Mel è meglio non sprecare il tempo pensando al problema, ma utilizzare quel tempo cercando una soluzione per risolvere il problema, perché poi alla fine una soluzione la si trova sempre.
quindi 3.000 giorni non ho nessun rimorso, anzi, avrei voluto partire prima. Però allo stesso tempo penso, ma se fossi partito prima avrei avuto quella esperienza alle spalle per poi andare avanti 10 anni nel viaggio? Forse no. E questa è una cosa che abbiamo visto un po' dappertutto, di tanti che sono partiti con l'idea del viaggio e dopo un po' sono spariti, si sono fermati, perché è vero, sì, la vita in camper costa sicuramente meno che una vita agiata con un appartamento, un affitto, un mutuo, le spese, le bollette, però non è gratis. Forse è per questo che ho sempre cercato di dire la verità su cosa vuol dire veramente vivere in camper, ma non tanto vivere in camper, è più il viaggiare, cosa vuol dire vivere viaggiando, il fatto di non avere niente di stabile, il fatto di magari perdere delle sicurezze e metterle sul piatto insieme a altre cose che personalmente per me sono molto più importanti. Per cui preferisco rinunciare a queste sicurezze, preferisco l'insicurezza, ma che sia ogni giorno diversa. La bellezza comunque di svegliarsi alla mattina con un paesaggio e di addormentarsi alla sera con un altro. Ci sono delle volte che pensiamo di essere un po', come dice Mel, travel snob, un po' degli snob del viaggio, perché tante volte magari siamo davanti a un tramonto bellissimo e è successo alcune volte che non riusciamo a ormai a carpirne la bellezza, perché ne abbiamo visti così tanti, sinceramente, che forse si sono un po' svalutati. Questo forse è l'aspetto un po' negativo del viaggiare tanto, il fatto che ci vuole adesso molto di più per riuscire a creare un'emozione, guardando un paesaggio oppure in un momento della giornata, ma ci sta, va bene così. Sono contento comunque di aver scelto questo stile di vita, perché anche se non mi piace molto usare questa parola, mi dà molta libertà, tra virgolette. Lo sappiamo tutti che liberi non lo siamo e non lo saremo mai, però almeno ho una parvenza forse più ampia rispetto ad altre persone, almeno così mi sembra. Poi c'è anche chi si sente libero a avere tanti soldi, avere una bella casa grande, non è quello che voglio raggiungere. Però se c'è qualcuno che si sente libero così, va benissimo. Forse la libertà che più abbiamo è nel utilizzare il nostro tempo, e il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo, anche perché non siamo degli Highlander immortali. Quindi forse è quella la libertà di cui parlo, libertà di poter utilizzare il nostro tempo come ci piace, poter dedicare quello che pensiamo sia il giusto e quello che poi è il giusto alle persone che ci affidano dei lavori, e quello che è giusto dedicare alle nostre passioni, a quelle che già avevamo e quelle che abbiamo scoperto durante il viaggio. Quindi non c'è mai stata una vera decisione, è stata un mix di coincidenze, di situazioni che ci hanno portato a 9 anni più tardi a dire: beh, sono più di 3.000 giorni che viviamo in un furgone camperizzato, togliendo questi mesi che abbiamo passato in appartamento, visto che stiamo riallestendo tutto il mezzo, sperando per altri 10 anni così.
la capacità di non stare a ascoltare gli altri che ti dicono no, ma sei pazzo, ma cosa vuol dire andare a vivere in camper, ma cosa fai, cosa non fai. Riuscire a non ascoltare troppo seriamente il giudizio degli altri, anche perché il giudizio è semplicemente quello che loro farebbero al tuo posto, ma loro non sono te. 3.000 giorni in un furgone camperizzato. Sono tanti, devo dire la verità, ma non li sento. Non li sento come un peso, anzi li sento come un... Magari fossero stati più lunghi questi giorni, giornate da 28 ore per godermi il più possibile. Dal deserto del Sahara fino ai Pirenei, alle spiagge del Portogallo, alle foreste canadesi. Sono tanti i luoghi che ho impressi nella memoria e le persone anche che ho impresse nella memoria. E questo mi rende felice. Mi rende felice il fatto di avere delle storie da raccontare. E ne abbiamo di storie. Il mondo gira e io giro con il mondo. Il bello non è la destinazione, ma il viaggio in se stesso. E ho voglia di viaggiare.